Grazie Presidente. Consiglieri, in merito all'interrogazione del consigliere Ghera sullo stato del parco a Piazza Re di Roma, devo dire che anche ovviamente da sempre mio puntuale sopralluogo ho verificato che effettivamente la pulizia dell'area avviene nelle prime ore del mattino, avviene appunto ovviamente tutte le mattine. Purtroppo l'area è interessata nel tardo pomeriggio e nelle ore notturne da presenze che sono più collegate con il grande problema della marginalità sociale. Questo però appunto non significa che noi non interveniamo anche sulle urgenze, quindi sulle richieste di urgenze. In effetti anche da mio sopralluogo l'area del parco, pur essendo di piccole dimensioni, comunque viene anche pulita con interventi straordinari che si susseguono appunto sulla base della segnalazione, oltre a quelli ordinari. Per quanto riguarda l'area giochi, è un'area che una parte è stata appunto chiusa e interdetta dal servizio giardini, un'altra parte prevede un intervento di riqualificazione, perché ancora una volta possiamo appunto dichiarare di avere appunto ereditato una situazione molto critica per tutte le 300 aree giochi dei nostri parchi, dove spesso ci sono problemi di degrado dei giochi, soprattutto dei tappeti appunto antitrauma, che ancora funzionano ma che hanno bisogno di riqualificazione. Quindi il nostro impegno è quello di mettere in sicurezza, di chiudere le aree che presentano dei problemi di sicurezza e quindi metterle e rimetterle in sicurezza. Noi abbiamo già in previsione 11 interventi di riqualificazione di altrettante appunto aree giochi in tutta la città, e naturalmente questa è stato immesso appunto tra l'elenco degli interventi come un intervento assolutamente prioritario che verrà eseguito nei prossimi mesi. Dicevo appunto che siamo impegnati fortemente nel percorso appunto di riqualificazione delle aree giochi, perché riteniamo che alla città debbano essere restituite queste aree, quindi con condizioni anche di controllo molto severo, tanto che già anche nei giorni scorsi, sempre su mia direttiva, sono iniziati una serie di controlli molto puntuali, questo indipendentemente, lo voglio dire anche rispetto a quanto ho detto prima, alle interrogazioni, con anche sanzioni appunto, soprattutto a coloro che abbandonano diciamo i rifiuti in modo non consentito. Solo nella giornata di ieri sono state fatte 7 sanzioni, soprattutto appunto alle attività commerciali, e quindi il controllo del territorio avviene in modo già sistematico. Un controllo che sarà anche incrementato con un protocollo che stiamo mettendo in campo con le guardie ambientali, 150 guardie ambientali che interverranno sia negli ambiti di loro competenza, cioè in ambito ecozoofilo, ma anche rispetto al controllo degli abbandoni di rifiuti e rispetto appunto alla situazione di sicurezza delle aree verdi, soprattutto appunto diciamo una serie di parchi che sono più oggetto oggi di attenzione di situazioni di marginalità sociale. A nostro avviso è quindi necessario, ribadisco, a fronte di una città che ha 44 milioni di metri quadrati di verde, ha una situazione di presenza appunto di mezzi disponibili bassissima, e su cui noi, con interventi anche urgenti, cui noi stiamo cercando di porre rimedio, faccio presente che nella mia prima indagine appena arrivata, in un'area di 2 milioni di metri quadrati, sono a disposizione del servizio verde soltanto un trattore e un decespugliatore. Questa è la situazione che noi abbiamo, ed è inutile che lo devo proprio ribadire, è una situazione che noi abbiamo ereditato. Noi stiamo facendo fronte a questa gravissima situazione con una riorganizzazione interna al servizio giardini, e questo è il primo punto, con un obiettivo di manutenzione ordinaria rigoroso che restituisca ai cittadini appunto una condizione
diciamo, minima appunto delle aree, soprattutto puntando subito da subito alla riqualificazione delle aree gioco bimbi, che sono, diciamo, le più importanti proprio per la vivibilità dei, soprattutto dei bambini nella città. E poi naturalmente stiamo facendo invece un piano un po' più ampio per quanto riguarda tutti gli altri necessari interventi sulla città, ricostituendo appunto e riqualificando con un progetto più complessivo di riqualificazione e di riprogettazione delle aree verdi, dove da anni non vengono fatti interventi sui sentieri, dove da anni non vengono fatti interventi sugli arredi, dove da anni non vengono fatti quegli interventi minimi necessari per una città come la città di Roma. Questo è il nostro forte impegno, che parte anche però da un'attività di tipo sanzionatorio assolutamente necessario, perché comportamenti non corretti vengano immediatamente appunto puniti.